verticale e il Dani Valsi, professor di nuovo Trevisan e nuovamente la professoressa Eva. L'intervento che portiamo adesso in realtà è un po' sintetico di quelli che avete sentito già precedentemente e di quello che sentirete dopo, ovvero la cornice di senso in cui portiamo avanti, con cui portiamo avanti il nostro lavoro e come in realtà il nostro modo di lavorare a scuola, in particolare alla Madre Mazzarello di Torino, anche grazie proprio alla Casa degli Insegnanti, nasce e in qualche modo si fonda anche proprio su ciò che i dati Invalsi hanno dato e continuano a dare. Innanzitutto parliamo appunto di curriculum verticale, cioè di come abbiamo costruito nella nostra scuola, come stiamo continuando a costruire un curriculum verticale che non sia soltanto un curriculum carta, ma un curriculum esperienze di apprendimento dalla scuola dell'infanzia sino ai licei, perché è un istituto paritario che ci permette di lavorare in una verticalità ancora più lunga rispetto a quelle delle indicazioni nazionali. Verticalità che ci viene sicuramente appunto dai documenti ministeriali, quindi dall'apparato normativo, che ci dice appunto che il curriculum d'istituto non è costituito tanto dalla declinazione di obiettivi di apprendimento, traguardi di apprendimento, di competenza, perché quelli spesso sono dati. Quello che è fondamentale costruire con i colleghi e nella scuola sono esperienze di apprendimento. Abbiamo messo questa parola bella grande, esperienze, che vorremmo contrapporre a attività. Nel senso che la parola esperienza ha un valore pedagogico e didattico molto più forte. Fare esperienza significa fare qualcosa che necessita di riflessione, che non finisce lì quando la faccio, mentre invece l'attività è un qualcosa di meno significativo, quindi la costruzione di esperienze di apprendimento. Nel quadro della costruzione del curriculum verticale non abbiamo inserito soltanto appunto la normativa, ma una precisa cornice pedagogica rispetto alla quale ci muoviamo, che veda ragazzi e ragazzi all'interno di un processo formativo di crescita in cui è fondamentale una crescita non casuale ovviamente, ma integrale, che mette insieme diversi saperi già dalla scuola dell'infanzia. E dunque la centralità della crescita integrale significa centralità della persona nel processo di apprendimento, con tutte le sue dimensioni, quindi un atteggiamento didattico olistico, una progettazione che guardi non soltanto al saper fare, ma che tenga in considerazione che cosa? Anche tutti gli aspetti più legati alle competenze sociali, civiche e legate all'imparare ad imparare. Siamo partiti lavorando su un qualcosa che non fossero i contenuti, ma abbiamo lavorato su quelli che sono i nuclei fondanti delle nostre discipline. Il primo lavoro è stato proprio questo di approfondimento dei nuclei fondanti. Prima di lasciare la parola alla collega, vorremmo dire che cosa sono i nuclei fondanti. I nuclei fondanti innanzitutto non sono nuclei tematici. I nuclei fondanti, per come sono definiti da Petrarca e da Olmi, sono ciò che è alla base delle nostre discipline, ciò che è alla base dei nostri saperi disciplinari. Un nucleo fondante, dice Petrarca, quando rispetta quattro caratteristiche: se è epistemologicamente fondato, quindi docenti, dipartimenti, collegi docenti dovrebbero interrogarsi su quali sono le epistemologie della propria disciplina per costruire le esperienze di apprendimento. Un nucleo è storicamente fondato, il lavoro che abbiamo fatto prima di scorrere come si sono evoluti i quesiti Invalsi ci fa capire che in 12 anni gli studi di linguistica si sono evoluti, hanno portato delle nuove considerazioni e conoscenze. Deve essere disciplinare e trasversale. Se pensiamo all'italiano, la competenza di ascolto è una competenza assolutamente trasversale. E infine educativo, cioè deve essere importante dal punto di vista proprio della crescita integrale di ragazzi e ragazze.
noi andiamo a lavorare oggi su i nuclei fondanti di italiano, in realtà su uno di questi nuclei che è la riflessione sulla lingua, ve li presentiamo però comunque tutti. Noi, partendo proprio dalle indicazioni nazionali e dalle linee guida per i licei, abbiamo lavorato sull'ascolto, il parlato, la scrittura, la riflessione sulla lingua e su leggere e comprendere, come appunto leggere e comprendere, aspetti strettamente connessi. Da questi abbiamo poi sviluppato i traguardi di competenza declinati in conoscenze, abilità e atteggiamenti. Allora, a livello pratico vedete qui un po' una progressione di quello che è stato il lavoro all'interno appunto della scuola Mazzarello. E sicuramente non è stato un lavoro semplice, proprio perché a livello di dipartimento, in tutti i gradi appunto, ci sono differenze di approcci, differenze di linguaggi e di metodologie, quindi di sicuro c'erano all'inizio un po' di difficoltà e confusione su quello che effettivamente si dovesse fare. Di certo fondamentale è stato appunto partire dalle indicazioni nazionali, dalle linee guida, proprio per avere un po' la cornice su cui poi impostare tutto il lavoro. Fondamentale è anche stato appunto condividere il senso di questo lavoro, cioè perché era fondamentale elaborare un curriculum verticale, proprio partire dai nuclei fondanti. Allora, presento un po' quali sono state le tappe di lavoro della secondaria di secondo grado, proprio perché è quella che ha dato un po' il là al lavoro in verticale, e siamo proprio partiti dai traguardi di competenza, cioè che cosa veniva richiesto in uscita appunto a uno studente di quinta liceo, che quale dovesse essere appunto il suo traguardo di competenza. E di nuovo appunto ci siamo soffermati sulle linee guida e sulle indicazioni nazionali, mettendo insieme appunto tutte quelle che sono le richieste, i traguardi di competenza. Dopodiché ci siamo soffermati, siamo interrogati proprio a livello di dipartimento sulla differenza, cioè di cosa voglia dire abilità, competenze e conoscenze, perché anche su questo inizialmente non eravamo tutti concordi, e quindi siamo arrivati dopo un po' di elaborazioni a definire che cosa effettivamente significano abilità, competenze e conoscenze, come integrarle appunto nella costruzione del curriculum, e abbiamo elaborato una prima forma, una prima bozza, una prima stesura di quelli che appunto erano gli elementi necessari sui vari nuclei fondanti. Sicuramente è un lavoro complesso, quindi questo lo sottolineo, perché chi ha intenzione di cominciare a lavorare in questo senso deve anche conoscere quelle che sono le difficoltà anche a livello di dipartimenti, quindi ognuno aveva la sua idea di come dovesse poi venire il prodotto finale, e di sicuro bisogna invece cercare un accordo, sempre tenendo ben presente il punto di partenza e il punto d'arrivo, quindi i due cardini. Siamo arrivati poi a elaborare una seconda stesura, e successivamente ci siamo soffermati sugli atteggiamenti, perché inizialmente era una parte che avevamo trascurato grazie al lavoro interdipartimentale, in realtà, perché il suggerimento ci è arrivato dal Dipartimento di Lingue, e questo è stato fondamentale, ed è fondamentale tuttora lavorare tra dipartimenti. Se ne parlava già questa mattina sulla comprensione del testo, non è un lavoro appannaggio solo dell'insegnante italiano, ma questo è un po' per tutti gli aspetti della didattica e appunto gli aspetti scolastici. Proprio su suggerimento delle colleghe di lingua ci siamo concentrati sugli atteggiamenti, su quelle che poi possono essere anche definite un po' le soft skill. E questa è appunto soltanto il nucleo fondante relativo alla riflessione sulla lingua, ecco quello che abbiamo elaborato appunto come secondaria di secondo grado per il secondo biennio e il quinto anno, cioè è una tabella semplificativa di quello che abbiamo fatto, quindi quelle abilità, le conoscenze e gli atteggiamenti. Grande attenzione in realtà appunto nelle linee guida
per i licei viene dato soprattutto nel secondo biennio, il quinto anno, sulla letteratura, sul testo, viene citata meno la riflessione sulla lingua, o meglio, la riflessione sulla lingua viene citata perché serve poi per la comprensione testuale e il lavoro sulla letteratura. Noi riteniamo comunque fondamentale continuare questo lavoro di riflessione sulla lingua anche nel triennio del liceo, perché la tendenza è quella di relegare un po' la riflessione nel biennio e dimenticarcene invece quando si studia la letteratura. Invece questo è sicuramente qualcosa che va continuato, bisogna insistere anche nel triennio, perché non si può prescindere da una riflessione sulla lingua se si lavora su un testo di letteratura autoriale, appunto. No, esatto, il primo biennio, qui avete l'esempio sul primo biennio, che appunto invece si concentra molto sull'aspetto della riflessione sulla lingua, ma non mi ripeto. Invece provo a raccontarvi ora come ha lavorato il primo ciclo. Siamo partiti dall'ascolto, abbiamo ricevuto la condivisione da parte dei colleghi della secondaria di primo grado e ci siamo messi un attimo lì a capire cosa dovessimo fare a questo punto noi. Prima di tutto allora, grazie allo staff di presidenza, abbiamo individuato delle persone che avessero delle competenze su appunto nuclei fondanti, pedagogia, didattica in modo diciamo avanzato, e grazie al loro supporto abbiamo attivato una formazione interna, laboratori formativi, dove abbiamo fatto sostanzialmente prima di tutto due cose: costruire un lessico comune e poi individuare e discutere sui nuclei fondanti. Queste due fasi lanciate qua sembrano semplici e banali. È stato un lavoro molto lungo, di scambio, e assolutamente arricchente, perché ci ha permesso di costruire una condivisione e un pensare comune che identificasse appunto tutto l'istituto e permettesse ai colleghi di conoscersi non solo come persone ma anche come professionisti di una determinata disciplina. In ultimo, definiti appunto nuclei fondanti attraverso lo strumento diciamo di sintesi che vi ha presentato poco fa la professoressa Ieva, siamo andati a riflettere su che il punto forte di un curriculum verticale, quali esperienze di apprendimento possono far sì che ragazzi e ragazze accedano e raggiungano determinati obiettivi di apprendimento e quindi traguardi di conseguenza. L'ultima fase è stata quella del tutoraggio da parte dei formatori. Io e una collega della primaria, che abbiamo condotto i laboratori formativi, ci siamo messi a disposizione di tutti i dipartimenti per contribuire non tanto a mettere l'aspetto più legato alle discipline, ma quanto a far emergere quanto era invece a volte sottinteso, quanto si faceva fatica a delineare in termini di atteggiamenti, abilità e conoscenze. Questo ha avuto poi un ruolo fondamentale nei processi valutativi dei docenti, che hanno iniziato a indagare e osservare questi aspetti. Importantissime per noi sono state le esperienze di peer learning, non tra studenti ma tra docenti, nel senso che abbiamo progettato esperienze significative di apprendimento con i docenti mettendoci insieme su due aspetti: uno, la grammatica valenziale, e l'altro, il writing and reading workshop. Sulla grammatica valenziale, sostanzialmente il percorso che vi ho raccontato prima nasce da un peer learning, perché anche altri colleghi hanno iniziato a formarsi sia alla scuola primaria sia alla secondaria di primo grado su questo approccio alla riflessione sulla lingua. In particolare tengo a sottolineare un lavoro che secondo me è stato molto importante, ovvero quello di co-condurre lezioni in una quinta primaria per tutto l'anno, docente di secondaria di primo grado, esperto diciamo della disciplina, e insegnanti invece di scuola primaria. Per due anni abbiamo fatto questo laboratorio in cui si lavorava nella prima parte dell'anno sulla grammatica valenziale, nella seconda parte dell'anno invece sul writing and reading workshop, che per chi non lo conoscesse è un approccio laboratoriale ai processi di lettura e scrittura, con l'obiettivo non tanto di far sì che si legga e si scriva, ma che si
riescano a educare lettori e scrittori, lettrici e scrittrici per la vita, lavorando proprio su quei processi di pensiero legati allo Zero Project dell'Università di Harvard, quindi quelli che ci citava questa mattina sempre la professoressa Siniscalchi. Questi sono invece, appunto, molto semplicemente le nostre traduzioni. Andiamo a ciò di cui non ho parlato finora, ma che in realtà, come potete vedere, è la conclusione e il rilancio di questo tipo di lavoro. Quando si attuano progetti, c'è la necessità di partire, monitorare, valutare. Lo possiamo fare con tantissimi strumenti. Noi abbiamo deciso di utilizzare una forma di valutazione esterna, cioè un punto di riferimento che non fosse interno, ma fosse quello dei dati invalsi. Prima di tutto, i dati invalsi spesso, come abbiamo visto anche con la grammatica valenziale, ci hanno permesso di partire, leggere, destrutturare noi come docenti gli item, comprendere come sono stati costruiti, iniziare a somministrarli in classe, ci ha appunto dato il là per laboratori formativi interni. Passo passo, utilizzare sempre qualche item invalsi per monitorare la situazione, cioè vedere rispetto alla media, la tendenza appunto data dagli item, dai risultati dei dati invalsi, come se stanno andando le nostre classi, come stessimo lavorando e se il nostro lavoro fosse effettivamente proficuo per lo sviluppo di un miglior processo di apprendimento dei ragazzi. E infine la fase su cui stiamo lavorando è dopo 4-5 anni di lavoro, perché qua è stato in 10 minuti, però dietro sono 4 e più anni di lavoro, andare a una fase di prima valutazione, utilizzando proprio i test invalsi. Stiamo concludendo un lavoro di analisi di studenti che dalla prima primaria fino alla quinta liceo hanno fatto da noi almeno 2 gradi scolastici, per verificare se lavorando in questo modo di fatto abbiamo un significativo sviluppo delle competenze oppure questo non è un elemento che va a modificare la situazione. Quello che avete visto prima sulla grammatica valenziale è un pezzo, successivamente ci sarà appunto un altro intervento che metterà in pratica, perché ragazzi e ragazze su cui hanno lavorato la professoressa Ieve e la professoressa Strocco erano allievi delle nostre medie e delle nostre primarie, e abbiamo visto come in alcuni casi tra i risultati migliori, non perché abbiano delle valutazioni in altre discipline particolarmente elevate, ma su quegli aspetti su cui noi abbiamo lavorato stia funzionando questo lavoro comunitario, perché riteniamo che i dati invalsi possono davvero essere una risorsa per le comunità educanti ed essere un po' un faro per vedere come muoversi all'interno della didattica, che è il proprio ovviamente degli insegnanti. Grazie.